positivo. Le relazioni umane erano più forti. Oggi tutto questo non c'è più. Siamo le macerie del capitalismo. Vengo da Weißensee, ma sono qui da 25 anni. Al momento sono disoccupato. Lo sono da un anno, o almeno lavoro in modo discontinuo. La situazione del lavoro per quanto riguarda gli operai è davvero brutta. Quest'anno c'è stata anche la riforma del sistema sociale, purtroppo. La DDR era stata per anni il gioiello che il mondo comunista ostentava di fronte all'Occidente. L'eccellenza tecnologica, il livello di vita non lontano da quello dei paesi occidentali e lo sport, soprattutto, nel quale la DDR primeggiava nel mondo, tutto questo era la dimostrazione che il modello socialista, di cui la DDR era la testimonianza più efficace, era una realtà vitale. Трудящиеся продемонстрировали большие достижения страны в осуществлении программы 9-го съезда Социалистической Единой Партии Германии. Molti occhi qui all'est erano puntati a Occidente, perché la maggior parte della gente della DDR guardava la TV dell'Ovest assorbendo quello che la propaganda le proponeva, subendo soprattutto il fascino della pubblicità che i propagandisti dell'est cercavano di imitare. Quale prodotto usi in casa per essere una brava casalinga? E così si confrontavano i prodotti dell'est con quelli dell'ovest. Ok, diceva la gente, abbiamo questo, però vogliamo anche quello che ci sembra più affascinante. A quel punto le industrie si sono messe a copiare i prodotti dell'Ovest, per esempio i jeans. I jeans erano uno dei problemi maggiori per i giovani, perché non si potevano comprare i Levi's scampanati. I jeans dell'Est potevano sembrare jeans, ma non erano jeans. Negli anni 60-70 l'economia della DDR competeva su tutti i campi con quella occidentale, nell'industria meccanica, ottica, elettromeccanica, con ottimi risultati, soprattutto nel settore meccanico. Ma col tempo hanno perso il passo. Semplicemente lo Stato non aveva più i soldi da investire. C'è la sensazione diffusa che la società dell'Est sia crollata, permettendo alla parte più ricca della Germania di colonizzarci. Molti pensano di vivere in un paese occupato e sono arrabbiati. Nelle cariche dirigenziali c'è sempre qualcuno che viene dalla Repubblica Federale e tra i cittadini della ex DDR circola il malcontento. Non è possibile che non ci sia, anche tra noi, qualche dirigente capace, perfino negli ospedali che erano il nostro orgoglio. Insomma, tutto è stato rimpiazzato. C'è la sensazione di essere stati assunti come supplenti. Non mi interessa affatto l'ostalgia, è una forzatura culturale. C'è l'idea che la società stia cambiando non solo in meglio, si riflette e si discute su questo, ma non ha niente a che vedere con l'ostalgia. Insomma, la prego, un sistema che in Russia è durato 70 anni e in Germania 40. Molto più di Hitler e di certo con molti meno lutti e tragedie. Più che l'ostalgia ha valore il non dimenticare, ma lamentarsi e dire ho nostalgia dei miei vecchi beni di consumo, queste sono fesserie. Un primato per ora Berlino Est può vantarlo, ed è il fervore artistico e culturale che pervade il centro della città. I quartieri intorno ad Alexanderplatz, Berlin-Mitte o Prenzlauerberg pullulano di caffè letterari, mostre di pittura, spettacoli teatrali.
A Berlino Est è ancora attiva la celebre scuola teatrale di Max Reinhardt, così come vive ancora il Berliner Ensemble, per anni il più famoso testimone del teatro di Bertolt Brecht. Mitte, il centro, cioè il centro della Berlino storica, è il quartiere delle gallerie d'arte, dei musei, dei mercatini all'aperto, dei ristoranti alla moda. Una volta questa era il centro di Berlino Est, ora è la zona più vivace della città. E qui c'è il ristorante più ostalgico di tutta Berlino. Felicità, dein Vertrauen zu spüren, dich zu berühren heißt Felicità. Und auch wenn wir verlieren, alles riskieren heißt Felicità. Dich zum Lachen zu bringen, mit dir zu singen heißt Felicità. Felicità. C'è una differenza di mentalità tra la gente delle due Germanie. Guardi, gli anni dal 1945 alla caduta del muro ci hanno formato tutti. Non ha importanza come, sia da una parte e dall'altra. Quelli che erano d'accordo con il regime, quelli che hanno collaborato o quelli che hanno solo tirato a campare, tutti sono stati comunque plasmati da quegli anni. All'est avevamo un'altra visione del mondo. Ma che importa? Quando si perde una guerra bisogna adattarsi alla sconfitta e tutto il resto passa in secondo piano. Il giorno in cui è caduto il muro ero andata a lavorare presto ed ero quasi arrivata in ufficio. La strada era piena di gente e io soffro un po' di agorafobia e mi sono sentita a disagio. Trovavo, lasciatemelo dire, idiota che tutta quella gente spingesse in quella direzione. Prima non potevamo esprimere un'opinione, o almeno potevamo, ma di nascosto. Oggi si possono organizzare grandi dimostrazioni, certamente, manifestazioni di massa, ma a che servono se non ti ascolta nessuno e se non cambia niente? Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che va. Io sono un esperto di computer, ho sempre avuto un lavoro. Che cosa è cambiato per me? Il mondo è diventato un po' più grande, perlomeno come prospettive di lavoro. Il mondo del lavoro è diventato sconfinato. E naturalmente ci sono degli svantaggi perché è più insicuro. Si deve provare ogni giorno le proprie capacità, cosa che prima non era necessaria. Devo lavorare molto più di prima e non vado più in discoteca perché non ho più tempo per i divertimenti. Ho dei bei ricordi che spesso mi tornano alla mente. Cose che racconto anche a mia figlia, che di quel periodo non ha visto molto. Sono nata nel febbraio 1989. A scuola non ci raccontano molto sulla nostra storia prima della Wende. Si parla della caduta del muro, questo è tutto. Abbiamo aperto questo locale nell'ottobre del 2000 perché mi sono domandata se fosse utile o almeno interessante ricordare alla gente com'era la nostra vita ai tempi della DDR. Volevo fare gastronomia. Ma non sono italiana e non potevo aprire un ristorante italiano. Io sono una Ossi, una dell'Est. E così ho aperto un'osseria. I clienti abitano per la maggior parte qui intorno. Al 90% si tratta di tedeschi dell'Est. Ci sono i tedeschi dell'Ovest, curiosi, che forse sono il 5%. Il restante 5% sono turisti come voi, che vengono qui e vogliono sapere com'era l'Est, come si mangiava, che oggetti si usavano a casa. Quando io sono capitato in questo posto per aprire questo ristorante, sembrava in realtà appunto, io dico sempre, l'indomani della guerra. Insomma, sembrava, era un mondo che aveva un enorme fascino.
però sembrava bloccato nel tempo, fermo nel tempo. Aveva veramente un grande il fascino della decadenza, delle cose che sono state bloccate per anni, ed era anche un modo di penetrare quasi nell'intimità di una società che non mi piaceva e che però per le strade cominciavo a vedere, cominciavo a conoscere. La gente qui era sicuramente sicura, forse deresponsabilizzata, ma sicura nel senso che un pensionato non doveva preoccuparsi del suo futuro come neanche un giovane ragazzo che usciva dalle scuole. E così come le donne non avevano il problema né degli asili, né dove sistemare i figli, né dell'occupazione. Questo è il prezzo che in realtà appunto neanche pensavano di pagare ed è stato un prezzo molto alto. Però appunto nel conto e del dare e dell'avere io credo che è troppo parlare di nostalgia. Credo che la gente avesse molto più aspettative e che in realtà questo processo di trasformazione che c'è stato non ha negato gli elementi della cosiddetta società capitalistica, del mercato del lavoro. La gente sa che ormai questo è il capitalismo e sono convinto che alla fine questo prezzo lo stanno pagando con molta dignità. Giulia Frank, dopo aver lasciato la Deder negli anni 60, ha vissuto per alcuni mesi nei campi dove vivevano alloggiati i profughi della Germania orientale. Su quell'esperienza ha scritto un libro per il quale ha ottenuto un prestigioso premio letterario. Da pochi mesi è tornata a Berlino Est. Penso che lo scontento cresca così rapidamente perché l'Est è più debole, la sua economia è più fragile e i disoccupati sono troppi. Così la gente ha perso l'illusione. Ecco perché c'è sempre più gente nell'est che desidera di nuovo il muro. Certo, oggi c'è ancora una buona assistenza da parte dello Stato. Il problema è che prima la gente aveva un proprio mondo, una professione, e oggi non ce l'ha più. Hanno perso tutto e si sentono perdenti nella storia. Possono andare avanti grazie agli aiuti statali, ma non hanno futuro, non hanno speranze. Cancellando il loro passato, hanno strappato loro anche il futuro. Così la loro identità è stata spezzata, ferita. C'è una differenza palpabile tra l'atmosfera di Berlino Est e quella di Berlino Ovest, tra la gente dell'Est e quella dell'Ovest, nel modo di mangiare, di vestirsi e perfino in quello di divertirsi. Non è solo una differenza di abitudini, la si può avvertire addirittura nel tessuto urbano, come se si trattasse ancora oggi di due città separate e differenti. Berlino non è mai stata una sola città, non ha mai avuto una sola identità. Si è sviluppata crescendo da due centri distinti. C'è sempre stato un est, c'è sempre stato un ovest. E parlo proprio di un diverso sviluppo urbanistico. Qui all'ovest pensavamo che quando il muro fosse caduto avremmo potuto uniformare il tutto con un moderno concetto urbanistico. Ma ci siamo presto resi conto che di fatto non era possibile. Si erano sviluppate, da un punto di vista sociale e culturale, troppe differenze. All'est, invece, la politica urbanistica tendeva, a causa di un'amministrazione con difficoltà economiche,